svernicerò col super sverniciatore biodegradabile, dopodiché faremo un lavaggio di colore e poi proteggeremo con l'idrorepellente Magic Paint. Uno strato abbondante su tutta la superficie. Le lastre sono in legno, le gambe sono in ferro, ma con lo sverniciatore si va su tutte le superfici. Creerò un lavaggio tingente, ma con il mio super Lucky Forest. E inizio a colorare. Spugnettina abrasiva. Un pannettino umido, ma strizzatissimo. Adesso, prima. La base la colorerò con Nuit Parisienne. Ed eccolo qui, Magic Water. Vaschettina, accendo la mia bilancia e metto più o meno 200 grammi. Girare, non bene. Benissimo, 200 grammi e la catalisi sarà 20 grammi. Si gira sempre con qualcosa che non sia legno. Ora che i componenti sono ben miscelati, mettiamo un goccino di acqua, 12 grammi. Giro ancora bene e inizio a stendere l'idrorepellente. Ora passo direttamente sulle mie gambine. È arrivato il momento di stendere la seconda mano del mio idrorepellente.